si parla di tanti temi, uno di questi è certamente il metaverso. Parliamo con Andrea Benassi, ricercatore in Dire. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Benassi, innanzitutto, il metaverso, che cos'è? Beh, il metaverso è un universo di realtà virtuali interconnesse. Qual è il problema in questo momento? Che le realtà virtuali esistono, ma non sono ancora interconnesse e quindi il metaverso ancora non esiste. Questa è una cosa che ci tengo a dire perché è una parola che circola molto, anzi addirittura in pubblicità in prima serata la sentiamo queste cose. Credo sia importante capire che il metaverso è una prospettiva verso cui arrivare, cioè una confederazione di mondi che ancora non sono diventati universo. Questo è il modo più semplice per dirlo. Quindi però, ecco, possiamo dire che un'applicazione pratica nella scuola insomma, è molto lontana dal compiersi? No, direi di no, perché questi mondi che ancora non si sono interconnessi sono comunque qualcosa che può essere già usato a scuola ed è già usato a scuola. Voglio dire, in questo momento siamo qui nell'aula metaverso e stiamo vedendo delle persone collegate in un laboratorio di chimica virtuale. Che senso ha un laboratorio di chimica virtuale? Beh, ce ne sono due principalmente. Uno è che un laboratorio di chimica virtuale può essere allo stato dell'arte, mentre un laboratorio di chimica a scuola molto spesso deve fare conto, deve fare dei compromessi per questioni economiche. Certo, e non certo. E poi c'è l'altra parte, quella della simulazione. In virtuale le conseguenze dell'errore sono molto più basse. Se queste persone in questo momento adesso fanno un errore, esplode tutto, nessuno si fa male. Certo. E quindi il virtuale è una realtà propedeutica rispetto alla realtà reale. Fisica. E cambia il ruolo del docente, cambia anche quello del discente? Beh, diciamo che questo dipende dalla realtà virtuale, da quello che ci vuoi fare. Se siamo in un laboratorio di chimica, il rapporto docente-discente è quello tipico del laboratorio, quindi di un docente che non sta in cattedra, ma che sta probabilmente dietro agli studenti che in quel momento stanno facendo. Predispone. E è una didattica tipicamente laboratoriale che si può applicare a tutte le discipline? Lo si può applicare a tutte le discipline perché in un certo senso la realtà virtuale realizza il sogno di tutte le scuole. Sarebbe bello poter imparare per esperienza, sarebbe bello poter entrare dentro un vulcano, il cratere di un vulcano, per capire cosa succede durante un'eruzione. Sarebbe bello esplorare la barriera corallina e non leggerla in un libro o guardarla in un video. Sappiamo che questo non è possibile per tanti motivi e quindi la realtà virtuale è per certi versi il sogno della scuola, cioè quello di poter dire: cari ragazzi, oggi andiamo su Marte a fare dei rilevamenti sul terreno. Occorrono investimenti particolarmente onerosi per dotare la scuola di un laboratorio di appunto. Beh, in questo momento gli oggetti per accedere alla realtà virtuale e al metaverso quando ci sarà sono questi, sono dei visori VR. Hanno un costo in questo momento di 350-400 euro l'uno e ne servono in genere 4-5. Perché 4-5? Perché essendo soprattutto didattica laboratoriale non ci sono, ecco, sgombriamo il campo da questa immagine inquietante di 25 studenti tutti certo, in fila. Certo. Con tutti con i visori, con l'insegnante in cattedra, anche lui con i visori. La realtà assomiglia più a quella del laboratorio di chimica. È difficile che ci siano 25 studenti tutti a fare esperimenti nello stesso momento. Ecco perché ne bastano 4-5 per iniziare, perché in quel momento a indossare i visori sono quelli che stanno facendo il laboratorio, certo, mentre gli altri sono lì ad assistere, perché quello che si vede qui dentro può essere trasmesso anche su un monitor centrale. Il docente deve fare una formazione mirata? Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni quest'inverno e ci siamo trovati di fronte a una situazione piuttosto normale, cioè quella di una nuova tecnologia che entra a scuola
e che ha bisogno di acclimatarsi. Più che di una formazione parlerei di una familiarizzazione. L'abbiamo già visto con le lingue. Oggi è semplicissimo usarle. Quando sono entrate a scuola serviva il tecnico che aiutasse l'insegnante perché era un oggetto nuovo. Quindi ecco, siamo di fronte non ad una difficoltà di utilizzo, perché anzi i visori azzerano molte interfacce. Voglio dire, se quando indosso questi, se voglio guardare a destra o a sinistra, semplicemente guardo a destra e a sinistra, non devo premere pulsanti. Però è una cosa nuova e quindi c'è bisogno sì di una formazione che aiuti a acclimatare la scuola verso un oggetto nuovo. Bene, e quindi si potrebbero acquistare già oggi questi strumenti? Beh, tante scuole le hanno già acquistate, in realtà. Noi abbiamo fatto sperimentazioni con delle scuole che ce l'avevano già in casa. Qual è il problema? Il problema è che ad oggi ci sono pochi contenuti per le scuole. Uno acquista i visori, guarda quello che è nella libreria delle applicazioni acquistabili o scaricabili e trova molto poco per la scuola. È un bouquet poco ricco. Esatto, ecco perché noi ad esempio per fare debate in realtà virtuale abbiamo dovuto fare un accordo con un'azienda, H-Farm, proprio per farcela sviluppare insieme alle scuole. E sono molto contento in quest'aula metaverso di vedere che ci sono altre realtà che stanno realizzando delle applicazioni che ancora non sono sul mercato, come questa qui che in questo momento stiamo vedendo, ma che lo saranno presto. Quindi la speranza è che a breve ci saranno molti più contenuti per la scuola.